grazie, ma non era necessario. Ah, un bel secchio di cavoli propri, non si rifà nessuno. Anzi, non se lo fa nessuno, perché il secchio... Via Malgatarres, ad Aces in Val Venosta, Doppelmayr 1978. Salve.
Allora. Ik wil ook op de camera. Ik ben een YouTuber. Oh, echt? Ja. Ik wil in jouw YouTube video. Ja. Tom Funiferro. Oh, ja. Sì, non era molto pratico spiegargli in questo contesto come si chiama il mio canale. Vabbè. Non so, lo ricorderà fra 3 secondi. Però vabbè, magari cercherà. Anche perché poi il titolo sarà in italiano, quindi se poi, boh, non so, non, molto difficile. Magari ecco, qui metterò il titolo anche in tedesco, così magari facilito le ricerche, anche perché qua la lingua principale è il tedesco, quindi. Però il video migliore per le persone che salutano rimane quello di Aviatico. Quello di Aviatico. Altri video su YouTube di questa seggiovia, sicuramente non video italiani, non so se Dachstein o qualche austriaco l'ha fatto, non mi ricordo. Su Alpin Forum avevo trovato dei, infatti l'ho scoperta così questa seggiovia, se no non avrei sospettato della sua esistenza. Avevo trovato su Alpin Forum qualche un reportage di questa seggiovia, quindi qualche appassionato c'è stato, però in generale se ne è sempre parlato pochissimo, se non altro anche perché appunto è rimasta dismessa per anni, ha riaperto da poco. Non era molto famosa. Però bisogna dire, la gente viene, quindi. Veramente è stata una saggia decisione. Peccato che quando ha riaperto questa, o comunque poco dopo, abbia chiuso quella di Maseben. Quella sarei andato molto volentieri a farla, ma purtroppo quella è ferma dal 2014.
avrei voluto vedere l'imbarco del cane. Come ha fatto a metterlo su così poi? Che pesa un cane, non è che sia. Non è come uno zaino. Warte. Jetzt. Prendo seggio via da quando sono nato, sono anche in grado di sbarcare.